L'esame di Stato è la prova conclusiva del tuo ciclo di studi. In poche parole, sia che tu faccia un liceo, un istituto tecnico, un istituto professionale, per arrivare all'ambito diploma devi comunque superare l'esame. La maturità di quest'anno però è un po' diversa rispetto alle precedenti, perché è stata riformata dalla Buona Scuola. Come funzionerà quest'anno? Vediamolo insieme. La commissione d'esame non cambia e da chi sarà composta? Ovviamente da un presidente, da 3 membri esterni e da 3 membri interni. Come cambia la prima prova? Non ci saranno più 4 tipologie di tracce, ma saranno solo 3. 2 tracce per l'analisi del testo, 3 tracce per il testo argomentativo e 2 tracce per il tema d'attualità. Gli ambiti delle tracce saranno un po' diversi e saranno 8: artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. Le prove inoltre saranno corrette a partire da griglie di valutazione che ha già predisposto il MIUR e che la commissione userà per valutare le vostre prove. E la seconda prova invece? Anche la seconda prova cambia, infatti a partire da quest'anno diventa multidisciplinare per tutti quegli indirizzi di studio che hanno più di una materia caratterizzante. Ad esempio, per quanto riguarda gli studenti del liceo classico, affronteranno una seconda prova mista di latino e greco, quelli del liceo scientifico invece una seconda prova di matematica e fisica e così via. Per quanto riguarda la seconda prova, il MIUR ha predisposto delle griglie di valutazione che le commissioni dovranno utilizzare per valutare il vostro esame. Per quanto riguarda l'esame orale, non ci sarà più la tesina, ma il colloquio partirà da un argomento che il candidato estrae tra 3 buste. Come funziona? Prima del vostro esame, la commissione seleziona un numero di argomenti che deve essere pari e superiore di almeno 2 al numero dei candidati che deve esaminare. Tutti questi argomenti sono comunque basati sul documento del 15 maggio che conteneva tutti i temi trattati durante l'anno scolastico a scuola. Il giorno dell'orale poi sarà il presidente della commissione a estrarre tra tutte queste buste 3 buste da sottoporre al candidato, che dovrà sceglierne solo una. Da questo argomento partirà tutto il vostro esame orale. Inoltre dovete anche rispondere alle domande della commissione, presentare una relazione o un elaborato multimediale sull'alternanza scuola-lavoro e rispondere alle domande dei professori in ambito di cittadinanza e costituzione. Il voto è sempre in centesimi, ma sarà suddiviso diversamente rispetto agli anni scorsi. Infatti 40 punti provengono dai crediti che avete maturato durante il triennio. Gli altri 60 invece sono i punti che prenderete alle prove. Massimo 20 punti sono assegnabili per la prima, per la seconda e per l'orale. Quindi, ricapitolando, il totale fa 100. Inoltre la commissione può anche decidere di assegnare 5 punti in più, 5 punti bonus. Per candidati che però hanno raggiunto l'esame di Stato con minimo 30 crediti e hanno preso almeno 50 punti alle prove. Questi sono tutti i dettagli delle prove che affronterete, perciò noi ora vi facciamo un grandissimo in bocca.